dice così, ma io, insomma, noi giornalisti che conosciamo bene la quantità di lavoro che lei macina e invece sappiamo che il tempo non so dove comunque lo trova, e io invece quello che volevo chiederle è perché per lei è così importante stare tanto in mezzo alla gente, perché io credo che invece la risposta sia un'altra, non è la necessità di farsi pubblicità, anzi semmai lei avrebbe bisogno del contrario, di non farsi pubblicità. Allora, intanto tutte le persone, sia quelle in buona fede che in malafede, sanno che qualsiasi contratto di lavoro sono previste 30 giorni di ferie, e uno con quei 30 giorni di ferie può fare qualsiasi cosa: andare a tennis, a pesca, a raccogliere funghi, stare sulla spiaggia, a mare. Io utilizzo queste ferie invece per andare nelle scuole a parlare ai ragazzi di pomeriggio, e non di mattina, perché la mattina bisogna, siccome le scuole sono state trasformate in progettifici, e io cerco di non contribuire a questi progettifici, cerco di andare nelle scuole di pomeriggio, di sera, per spiegare ai ragazzi la non convenienza a delinquere. E quindi, siccome io forse non sono più notare, da quanti anni non vado a mare, e quindi utilizzo le ferie per andare in giro, come stasera, a parlare della non convenienza a delinquere, a spiegare gli sfasci che sul piano normativo si sono fatti e si stanno facendo, su quello che accadrà nei prossimi anni a seguito delle riforme normative che sono state fatte dal governo dei migliori e da questo governo. Quindi questo è il senso del mio peregrinare. Per quanto riguarda il mio lavoro, chi mi conosce sa che io arrivo in ufficio alle 7:30, 8:15, ed esco la sera alle 8, mangio sulla scrivania e mentre mangio quello che di fronte continua a parlare. Se qualcuno continua, ha bisogno, può andare su internet a studiare, se ha la possibilità, tutte le cose che abbiamo fatto nel corso di questi anni, non solo nel contrasto alle mafie, ma anche nel far risparmiare milioni di euro di affitto, costruendo ora bunker, costruendo la nuova procura di Catanzaro in 4 anni e mezzo durante il Covid. E poi se hanno bisogno di altro, sono pronto a spiegare. Dovevano vivere 3 volte per fare le cose che ho fatto io nella vita.